Oggi è il 15 marzo ed è d'obbligo parlare di un personaggio storico di importanza fondamentale nella storia italiana, europea, antica, ma non solo. 15 marzo del 44 a.C. moriva assassinato Caio Giulio Cesare e oggi parleremo di lui. Non voglio tanto parlare di lui tramite le sue biografie, come può essere quella di Plutarco, che nelle vite parallele va a confrontare Cesare con Alessandro Magno, due grandissimi conti dell'antichità. No, voglio parlare di Cesare tramite una sua opera. Noi abbiamo la fortuna di poter conoscere alcune delle sue spedizioni militari grazie a quelli che potremmo definire i suoi diari di guerra. E oggi proveremo a parlare, a conoscere meglio Cesare e la sua spedizione in Gallia attraverso il suo De Bello Gallico. Due parole sulla vita, giusto per contestualizzarlo. Cesare, Caio Giulio Cesare, nasce il 13 luglio del 100 a.C. o secondo altre fonti del 101. Poca differenza comunque. Da una famiglia aristocratica, ma sempre legato ai populares, quindi al partito del popolo, per usare un'espressione moderna, alla fazione legata al popolo. Entra in politica nel 67 e inizia tutto il suo cursus honorum con le magistrature minori, fino a che, insieme a Pompeo e Crasso, si accorda con il primo triumvirato per ottenere il consolato. Questa è la cosa che davvero gli interessa. Ottiene il consolato e dopodiché ottiene il proconsolato, cioè l'amministrazione della Gallia. È quello che gli interessa, perché avere l'amministrazione di un territorio vuol dire avere soprattutto l'esercito. E la Gallia è un territorio che può per lui offrire grandi possibilità di conquista e quindi cercare di emulare le gesta di quello che per lui era il mito Alessandro Magno. Beh, non a caso Plutarco le andava a paragonare. Potremmo raccontare un po' di aneddoti sulla sua vita, però ce n'è solamente uno che mi incuriosisce abbastanza da riproporvelo. Si narra che Cesare, verso i 33 anni, pianse. Pianse molto, perché confrontò la sua esistenza fino allora con quella di Alessandro Magno, che a 33 anni era morto dopo aver conquistato il mondo, e si disperava il futuro grande dittatore romano, perché non ce l'aveva fatta. E quindi con questo chiodo fisso entrò in politica con l'obiettivo di avere delle legioni per poter conquistare dei territori e soprattutto tramite i territori conquistare la fama e l'immortalità. E direi che ci è riuscito. Quindi, cosa è successo in Gallia? Beh, noi lo sappiamo tramite le storie romane, gli annali romani, lo sappiamo tramite gli altri storiografi dell'epoca, ma soprattutto lo sappiamo tramite Cesare, il quale tenne, potremmo dire, un diario che poi venne pubblicato, probabilmente nel 51 o nel 50 a.C., il cui titolo era Commentari de res gesta, Commentari rerum gestarum, sottotitolo De bello Gallico. E l'altro, il commentario, sottotitolo De Bellum Civilis. Non parleremo di questo. Quindi è lo stesso Cesare che ci racconta la sua spedizione in Gallia e ogni liceale lo conosce perché è il suo tormento delle superiori, le traduzioni del De Bello Gallico. Cesare racconta la sua esperienza in Gallia, anno per anno, quelle che furono le sue campagne militari, i popoli che ha affrontato fino alla vittoria finale. E qua sta già la bellezza di Cesare. Lui non solo è il narratore, è anche il protagonista, quindi sarebbe facile immaginarsi che sia un po' di parte. Se lo è, sicuramente non lo dà a vedere, perché almeno nella narrazione parla sempre di sé in terza persona. È un narratore esterno che racconta quello che sta avvenendo quasi in presa diretta. Probabilmente da questi dettagli molti critici sostengono che Cesare avesse scritto questa
questi appunti di getto alla fine di giornata o comunque alla fine di ogni periodo abbastanza importante, quindi una scrittura in divenire, non un resoconto alla fine di quello che era già avvenuto. Quindi appunti di guerra in cui Cesare racconta quello che stava avvenendo, racconta quello che fanno i suoi avversari, ma non solo. Perché se ci fermassimo qui sarebbe semplicemente un diario di guerra. La bravura di Cesare sta anche nell'andare a cogliere dettagli di tipo culturale, sociale, geografico, antropologico, sulle popolazioni che stava conoscendo. Ad esempio, dobbiamo a Cesare le prime descrizioni sulla Britannia, perché è andato anche in Britannia. Dobbiamo a Cesare molte informazioni sugli usi, sulle tradizioni dei Celti. Se non fosse per lui, molte tradizioni celtiche sarebbero avvolte nel mistero e le conosceremmo in maniera molto più limitata. Per cui davvero questo è importante. Cosa avvenne allora in Gallia in quegli anni? Non voglio spoilerarvi nulla, anzi in realtà è lo stesso editore che non ve lo spoilera, perché aprendo una qualsiasi edizione, fin dall'inizio abbiamo il sommario dell'opera, dove libro per libro, erano divisi in libri, vengono sintetizzate le azioni principali di Cesare, ma non solo. De Bello Gallico inizia nel 58 a.C. con la descrizione della Gallia e le prime battaglie, prosegue anno dopo anno fino ad arrivare al 52 a.C. nel settimo libro. E nel settimo libro Cesare probabilmente si trova ad affrontare l'avversario più temibile, che è Vercingetorige. Se fino ad allora era riuscito ad affrontare i Celti divisi in tante tribù, battendole una per una, Vercingetorige riuscì a coalizzare i Celti e quindi una grandissima alleanza celtica si ribella a Cesare. Nella battaglia finale, l'assedio di Alesia, Cesare dimostra tutto il suo genio riuscendo a avere la meglio su Vercingetorige, che si arrenderà al romano invasore. Dopodiché c'è un ottavo libro che i più attribuiscono ad Aloirz, un luogotenente di Cesare, che completa con le vicende degli anni 51 e 50. Poi sapete tutti cosa è successo. Nel gennaio del 49 Cesare si trova sul Rubicone. Il Rubicone era il fiume che segnava il confine invalicabile. Superare il Rubicone al comando di un esercito significava dichiarare guerra a Roma. Il Senato gli intima di mollare l'esercito e Cesare supererà il Rubicone. La leggenda vuole che esclamò la famosa frase «Alea iacta est», il dado è tratto. Probabilmente non l'ha mai fatto. Però ha superato il Rubicone, è entrato quindi nel Pomerium ed è nata poi la guerra civile contro Pompeo, argomento di un altro libro che non tratterò oggi. E superato anche la sfida con Pompeo, diventerà signore di Roma, conquisterà il potere come dittatore a vita, riformerà il calendario, risistemerà parecchi problemi della Repubblica e alla fine, il 15 marzo del 44, verrà assassinato da una congiura di molti senatori a cui prese parte anche il figlio. E la leggenda vuole che le ultime parole fossero appunto dedicate al figlio, che disse: «Tu cuoche bruti, figli me, anche tu bruto, figlio mio», che lo stava pugnalando. Non possiamo chiudere questa parentesi sulla guerra in Gallia senza leggere almeno l'incipit della guerra in Gallia. «Gallia est omnis divisa in parte stress, quarum una incolum belge, aliam aquitani, tertiam, ipsorum lingua celte, nostra Gallia appellatur». L'inizio bellissimo e famosissimo che ogni liceale conosce della guerra in Gallia. Guerra in Gallia che incomincia con la descrizione della Gallia. La Gallia è divisa in tre parti, delle quali una è abitata dai Belgi, un'altra dagli Aquitani e la terza da quelli che nella loro lingua sono chiamati Celti e nella nostra Galli. Si vede subito la bellezza dello stile di Cesare. È immediato, pulito, preciso,
poche parole ben selezionate, quasi ripetitivo a volte, ma questa è proprio una sua scelta. Lui apparteneva a quella corrente che rifiutava i neologismi, rifiutava le parole troppo antiche e voleva una sintassi lineare. È il motivo per cui piace molto agli studenti come traduzione, perché è più semplice rispetto ad altre, come possono essere Cicerone, Quintiliano, Sallustio, che in realtà sono un po' più complicati. Ecco, Cesare è immediato, veloce. Chiudiamo quindi qua con un libro che, secondo me, è assolutamente da leggere, non solo per conoscere meglio un personaggio, Cesare appunto, ma anche per approfondire più dettagliatamente la spedizione in Gallia, perché Cesare è bravissimo nel cogliere dettagli sia sui Celti che sui Romani, è bravissimo nel fornirci informazioni anche sul suo modo di combattere e su tanti piccoli particolari che normalmente nei libri di storia mancano, per cui davvero un libro consigliatissimo. Mi raccomando, se vi è piaciuto, un bel like, iscrivetevi al canale così sarete sempre aggiornati e ciao a tutti!